possono essere interpretati da una macchina. Quindi entriamo nell'era del contenuto mascherico, leggibile dalla macchina. L'informatica fin dall'inizio della sua storia ha sempre cercato di evitare il significato delle informazioni. L'aspetto semantico è sempre stato, se ricordate la scena di poi, tutta la teoria dell'informazione è basata sul fatto di prescindere dalla significanza. Forse siamo alla soglia di una nuova era di informatica, dove il significato dell'informazione e l'associazione tra dato e metadato in effetti apre degli scenari, come vedremo, molto molto interessanti per permettere non solo la navigazione tra concetti, quindi l'umano che si interfaccia a contenuti sempre più sofisticati con interfacce sempre più sofisticate, ma anche la macchina stessa che riesce a navigare tra concetti. Quindi questa è la promessa del web semantico. Noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere un contatto con questo forum che è stato prima, abbiamo un massimo esperto italiano su questo e soprattutto ci parlerà di web semantico. Soprattutto nella seconda parte si darà un'applicazione, un esempio di applicazione, un caso di studio di applicazione all'alto. Buonasera, grazie per l'invito soprattutto. Allora, questo è il titolo che ci siamo dati per questa chiacchierata questa sera, in cui cercherò di condensare in questa oretta quattro idee sul web semantico dal mio punto di vista, che forse non è quello totalmente ortodosso, diciamo così, analogo a quanto pubblica il V3C, che cerca di proporre questa linea di ricerca, e poi colgo l'occasione per raccontarvi invece cosa stiamo facendo nel gruppo di ricerca, nel dipartimento in cui lavoro, poi tecnico di Torino, applicando le tecnologie semantiche non tanto al web e quindi ai dati pubblici su internet, quanto come strumento di ingegneria del software per creare applicazioni intelligenti nel contesto che è quello della domotica, del smart home, ma avremo modo di parlare. Quindi cercherò di bilanciare la presentazione in questo modo, nella seconda parte anche con gli esempi pratici, anche un po' per alleggerire il tono. Qui parliamo di hardware, software libero e licenze libere, quindi il primo punto di partenza è che questo materiale è disponibile con licenza Creative Commons, quindi disponibile a tutti gratuitamente e non solo a parole, tanto lo dico, è disponibile, poi lo cerchi, non lo trovi, già da ieri è disponibile sul sito SlideShare, quindi potete scaricare e cercare a mio nome e condividere e utilizzare come meglio credete. L'unico vincolo è questo NC, che vuol dire non a scopi commerciali. Allora, gli argomenti di oggi li riassumerei così. Primo è una sfida contro me stesso, il web semantico in 15 minuti. È ottimistico, non c'è la parola. Per dare l'idea di estrarre quelli che sono gli elementi salienti, cercando di non perdersi nelle tecnicalità che in questo caso sono abbastanza profonde, perché poi vanno, diciamo così, a pescare nell'intelligenza artificiale, nella matematica e in cose da cui è più difficile di vincolarsi se ci si entra. No? Qui cercheremo di rimanere a livello applicativo, quali sono, diciamo così, le cose che ci possiamo portare a casa in termini di che cosa funziona di questa enorme galassia che è Google Semantics. E poi, strutturato un pochino in tre punti, la domotica, che cosa si intende oggi, quale potrebbe essere il valore aggiunto della lavorazione semantica nel campo della domotica, un qualche esempio, intitolato al servizio dell'uomo, tanto per ricordarci sempre come tecnologi che dobbiamo sempre partire dalle esigenze dell'utente e mai dalle capacità della tecnologia. Le capacità della tecnologia servono a venire incontro più facilmente all'utente, ma molto spesso si spinge troppo la tecnologia e l'utente lo si lascia dietro. E quindi questa è la parte dove farò qualche esempio applicativo. Quindi come idea di ordine degli argomenti.
Io qui ho riassunto, tra parentesi, perché non è che sia molto rilevante, qualche dato di informazione sulla mia provenienza. Essenzialmente lavoro al Politecnico di Torino e coordino un piccolo gruppo di ricerca di qualche unità di persone che si occupa di intelligenza applicata al web e di interazione, soprattutto interazione uomo-macchina, interazione uomo-ambiente. Non c'è scritto qui perché ufficialmente non è rilevante, ma io tra i titoli che enumererei qua sono nato e vivo in canavese, quindi mi fa particolarmente piacere poter chiacchierare nel contesto di Ivrea. Ok, quello semantico in 15 minuti è un titolo ovviamente provocatorio, sappiamo già che è impossibile, no? Trattare un tema così vasto in poco tempo. Io qui vi ho messo due link a materiale che uso in due corsi che faccio ogni anno al Politecnico. Sono corsi che sono rivolti a studenti di dottorato di ricerca, sono seminari che vengono fatti in inglese, uno è di un seminario di 2 ore e l'altro è un corso invece più completo di una ventina d'ore. Vedrete che il corso di 20 ore io continuo a chiamarlo ancora introduttivo, perché poi in realtà neanche queste sarebbero sufficienti ad andare in profondità. Però se qualcuno fosse curioso può andare a ficcare il naso in questo materiale, ci sono tutte le slide a disposizione, poi ovviamente per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi. Partiamo dall'inizio, e l'inizio è stato quando a questo punto, 15 anni fa, forse oltre, cioè Berners-Lee, che è stato ormai il famoso inventore del World Wide Web, nel 1991 inventò il web, da subito, sì, dai primi anni dopo i primi sviluppi del web, cominciò a rendersi conto che il web è un buon strumento di condivisione di contenuti tra persona e persona, se io creo un contenuto e qualcun altro lo legge, ma è uno strumento estremamente spigoloso se questi contenuti li vogliamo far digerire ed elaborare da una macchina. Questo era ancora più vero, qui stiamo parlando degli ultimi anni 90, quando si cominciarono a fare questi ragionamenti, 98-99, era ancora più vero perché Google era appena partito, quindi non c'era ancora nelle persone la percezione che su internet è facile trovare le cose, perché non c'era ancora uno strumento che effettivamente permettesse di farlo con estrema facilità. Ma soprattutto anche i motori di ricerca migliori sono pensati per l'utilizzo da parte di un umano che sa quali parole chiave mettere, acquisisce esperienza nell'utilizzarle e quindi poi trova a colpo d'occhio i risultati preferiti. L'ambizione di Tim Berners-Lee era quella di estendere le tecnologie che aveva proposto per il web, quindi il protocollo HTTP, il linguaggio HTML, eccetera, estenderle in modo permettere alle pagine web di contenere al loro interno l'informazione sufficiente affinché altri algoritmi potessero leggere questa informazione e farci delle deduzioni, delle elaborazioni successive. No, il classico esempio che faceva era quella della prenotazione di un viaggio in cui devi combinare gli orari dei voli, la prenotazione di albergo, il luogo, le preferenze personali e il piano di viaggio magari del tuo collega, e sono tutte informazioni che sono disponibili nell'agenda di Tizio, nel sito dell'agenzia viaggi, nel sistema di prenotazione online, ma richiedono comunque, ma ancora oggi, no? Una persona fisica che si metta lì con un po' di pazienza, con 4 finestre aperte e vada a incrociare le cose per fare essenzialmente una serie di controlli incrociati che sarebbero del tutto meccanizzabili se le informazioni presenti sui vari siti potessero in qualche modo essere incrociate. Poi è chiaro che trovate l'applicazione verticale che vi fa tutto, il proprio sito che in cui vi può prenotare tutto, ma quello è un pacchetto prendere o lasciare.
è che al contrario un po' la logica dell'apertura, della condivisione in cui è nato il web. Semantic web vorrebbe dire ciascun sito, ciascun fornitore di informazioni fornisce le proprie informazioni, ma le fornisce in un modo tale per cui un altro ente può semplicemente prendere queste informazioni e rimescolarle e costruire un valore aggiunto diverso. All'epoca si diceva questa sarà la seconda generazione delle tecnologie web. E quindi seconda generazione lui l'avrebbe chiamato quasi Web 2, no? Se non che la missione si è rivelata molto più complessa, no? Di quanto non sperasse all'inizio lo stesso Berners-Lee, e nel frattempo il Web 2.0 è arrivato, ma è arrivato in una forma, in una modalità completamente diversa da quella che invece era pensata come web semantico. Quello che noi oggi chiamiamo Web 2.0 è un web interattivo, sociale, in cui di fatto esiste estrema facilità alla condivisione di contenuti da parte degli utenti. Quindi è caduta un po' la simmetria fortissima della prima generazione tra chi crea contenuti e chi ne fruisce più o meno passivamente, no? E quindi si è passati da un modello, diciamo così, di media tradizionale, io produco, tu guardi, o tu fruisci, a invece un modello più collaborativo. E quindi, per mancanza di numeri, Semantic Web a volte l'ho sentito nominare Web 3.0. Perché sarebbe stato il 2 se non fosse arrivato il 2 prima con delle tecnologie. Perché questo ritardo? Dicevo, l'iniziativa del Semantic Web, si vede da questo indirizzo, è stata ufficialmente lanciata nel 2001, sono passati 10 anni, si stava già cominciando a pensare da qualche anno prima, e 10 anni di cosa se ne fanno, perché oggi non usiamo tutti il Semantic Web? Perché è più complicato di quello che non serve. Io ho dei dubbi, secondo me non è assolutamente fattibile, ma ve lo dirò in conclusione. Quello non è fattibile, ma tante altre belle cose carine invece sì. Ma partiamo, diciamo così, saliamo sul carro di Berners-Lee per un attimo, fidiamoci della sua visione, che ha dato molti frutti positivi, e i principi chiave del Semantic Web sono questi tre punti qui. Uno è che il Semantic Web è il web, è un'estensione del web, è costruito in modo evolutivo, cioè aggiunge cose alle pagine web attuali, non è che butta via tutto e sostituisce con qualcosa di nuovo che riprogettiamo da zero. E se ci pensiamo, qual è la caratteristica base del web? È che non dovrebbe funzionare. Non dovrebbe funzionare perché nel momento in cui io creo un contenuto, una pagina web, io in questa pagina ci metto dei link, è una risorsa fatta da chissà chi, che magari domani non esisterà più. E qualcun altro linka le mie pagine, non so chi siano, ma neanche chiesto il permesso. No? Qualcuno la chiama libertà, qualcuno la può chiamare anarchia, ma è l'assenza di un controllo centralizzato sui collegamenti tra le informazioni. Questo normalmente nelle pagine web. Perché funziona? Ma perché è interesse di tutti, di chi pubblica i contenuti, di chi fa i link, per sì che queste cose funzionano, perché se no nessuno viene più sul mio sito se i link che mandano fuori non portano da nessuna parte. Il modello è stato lo stesso per quanto riguarda l'informazione semantica. Quindi l'informazione aggiuntiva nascosta all'utente, ma rivolta alle macchine, agli eventuali futuri algoritmi che faranno dei ragionamenti, delle deduzioni sui miei contenuti web, dovranno essere di questo tipo, diceva Berners-Lee. E questi sono due, che in termine tecnico significa incomplete e inconsistent, dal punto di vista del modello formale che sta dietro, e di fatto fa crollare quasi tutti i metodi di ragionamento formale che l'ingegneria artificiale stava sviluppando da decenni. Dagli anni 60 esistono i sistemi esperti in ingegneria dell'intelligenza artificiale, però si basavano come punto di partenza sul fatto che la base di conoscenza, quindi fatti noti, fossero chiusi in un sistema completo e coerente. Cioè, so tutta l'informazione e l'informazione che ho non è contraddittoria. Ecco, in un contesto aperto come il web, questo non lo puoi presupporre. Non puoi presupporre di avere tutte le informazioni, e che ne sai se domani mattina nasce qualcosa di diverso, e non puoi presupporre che non ci siano contraddizioni, perché persone diverse possono affermare cose opposte rispetto allo stesso tema. E quindi bisogna un po' ripensare i propri meccanismi base del ragionamento automatico per entrare in questo schema che insommato ha portato al successo del web normale. Il meccanismo di funzionamento è anche abbastanza semplice: fare affermazioni esplicite a proposito di risorse. Quindi chiunque poteva dire qualche cosa, e poi vediamo un attimo
tra l'altro lo chiameremo verbo, a proposito di una risorsa pubblicata su web. Questa è la libertà assoluta. E la combinazione di questi due meccanismi, uno è avere un meccanismo di ragionamento aperto, una base di conoscenza aperta, e l'altro è quello di poter predicare questa idea, di dare, cioè, pubblicare delle affermazioni a proposito di una qualsiasi risorsa, anche se non è mia, quindi io dico qualcosa a proposito delle scarpe di quella persona, la combinazione di queste due dovrebbe permettere appunto la nascita e di meccanismi di ragionamento automatico di tipo distribuito, quindi prendo informazioni in giro, le metto insieme e deduco un risultato, posto che mi fidi della validità dell'informazione che ho raccolto in giro, che questo è un tema purtroppo abbastanza difficile da garantire. Se andiamo adesso sulla home page dell'iniziativa del Semantic Web, che è stata lanciata e tuttora mantenuta dal U3C, l'ente di standardizzazione delle tecnologie web, la prima a colpo d'occhio vediamo quelle che sono le 5 parole chiave principali, no? Quelle che sono le tecnologie principali che loro propongono, vocabolari, quindi metodi di descrivere, di classificare oggetti, metodi di interrogare queste classificazioni, metodi per collegare dati presenti su siti diversi, e poi più sotto il ragionamento, l'inferenza logica e la costruzione di applicazioni complessive. Questa inferenza, se lo andiamo a vedere dal punto di vista storico, era il punto di partenza di tutto l'obiettivo, e via via col passare degli anni ci si è accorti che è diventata sempre da un lato più difficile, ma dall'altro anche meno importante, perché la comunità tecnica ha imparato modi di costruire applicazioni di alto valore aggiunto grazie alla condivisione dei dati, ne parleremo. Allora, qual è il modello base del... Parliamo del semantic web, ma anche più in generale della semantica, della rappresentazione semantica. Supponiamo di avere una risorsa, io lo chiamo in modo generico, la fotografia, un documento, questo è un documento scritto, ma potrebbe essere un filmato, potrebbe essere l'informazione su un volo, no? Come ci facciamo un esempio prima, potrebbe essere le coordinate di un luogo geografico, una risorsa informativa di qualunque natura. Di qualunque natura vuol dire che noi prescindiamo dall'essere in grado di leggere e capire cosa c'è scritto lì dentro. È la differenza tra l'elaborazione basata sui contenuti, content-based information retrieval, si dice genericamente in gergo, cioè vado a classificare, ricercare sulla base del contenuto della pagina, come fa Google, legge le pagine e sulla base dei contenuti delle parole scritte ti permette di ricercare. La semantica invece fa un passo diverso, dice le risorse ci sono, qualcuno per favore me le descriva, mi dica delle cose a proposito delle risorse, in gergo informatico lo chiamano i metadati, no? I dati a proposito dei dati, e queste descrizioni possono essere affermazioni, il titolo di questa risorsa è questo, l'autore di questa risorsa è questa persona, la data di creazione di questa risorsa è quest'altra, e così via. Facciamo delle affermazioni a proposito di una risorsa. Queste affermazioni io le ho scritte così in linguaggio corrente, in realtà per poter essere elaborabili nella macchina dovranno essere in qualche modo formalizzate attraverso una solita coppia chiave-valore, cioè l'attributo autore ha questo valore. Quindi una risorsa a questo punto, come dicevo, non mi interessa più qual sia il suo contenuto, la descrivo mediante una serie di affermazioni, le quali sono tutte del tipo: il soggetto, la risorsa, ha come autore un verbo, una proprietà, in questo caso la mia collega Laura Farinetti, che è il complemento oggetto. Vedete che sono tutte affermazioni elementari. Possiamo leggere come la descrizione di questa risorsa è un insieme di affermazioni. La risorsa ha come data di creazione, sottinteso, questa. Soggetto, predicato, oggetto. È possibile descrivere qualsiasi tipo di informazione, anche articolato, mediante una sequenza, magari lunga, magari intrecciata, di triplette di affermazioni basiche di questo genere.
Ma questo è il modello di informazione che sta dietro il semantic web. Tutta l'informazione semantica è descritta sulla base di triplette. Soggetto, predicato, verbo. Che noi rappresentiamo a volte in questo modo, soggetto, predicato, verbo, oggetto, io scuro, soggetto, predicato, oggetto, dove il soggetto e l'oggetto possono essere degli indirizzi web, perché nell'ambito del web la risorsa, qual è la risorsa? La risorsa la identifico non in base al suo contenuto, ma in base all'indirizzo della pagina web o della risorsa web che la contiene. I verbi e gli oggetti, anche essi, normalmente sono degli indirizzi web, ma qui. Quindi tutta l'informazione è condensata sotto forma di una serie di triple, da cui il linguaggio RDF sta per Resource Description Format, formato di descrizione delle risorse. Che è un nome che parla per se stesso, un meccanismo mediante triple per descrivere le risorse. E questo è il pilastro fondamentale su cui è costruito tutto il semantic web. Questa è una figura che ho preso dal V3C, la figura ufficiale, a cui però ho aggiunto dei pezzi perché loro se li hanno dimenticati, o meglio, la figura non è stata aggiornata, la figura del 2008-2009, ultimamente hanno preso importanza anche altre parti, ma noi la vediamo nel suo complesso. Vediamo che sulla base di tecnologie ormai assodate, di XML e indirizzamento web, metodi di identificazione e di codifica, tutto il castello del semantic web si basa su questo, su questa rappresentazione a triplette, sulla rappresentazione RDF. E sopra questo abbiamo dei meccanismi di descrizione di conoscenza, quindi come tesauri, sia tassonomie o odontologie, che sono strumenti più complicati con cui giocheremo tra un attimo, e abbiamo gli strumenti di ragionamento, dimostrazione logica, condivisione, collegamento dati, eccetera, tutti costruiti, strati, no? In alcune versioni la chiamano layer cake, questa figura, no? La torta fatta a strati, come la torta fatta su più piani costruiti uno sull'altro, che si basano tutti comunque sul livello più basso, che è RDF, il più semplice, il più stupido, ma il più, quello che si è rivelato in realtà più utile in assoluto. Là sopra, in rosa, l'hanno disegnato così, il trust, il problema che vi ho accennato brevemente prima, va benissimo per tutto questo ragionamento, ma se poi le informazioni le pesco dal web, sono sicuro che siano a mentire. E questo è il problema irrisolto. L'hanno messo qui per dire, prima che l'utente la possa usare, devo risolvere questo problema, ma finora non ci sono ancora soluzioni. Ecco, non voglio tediarvi con questo, ma questo è un esempio di un frammento di informazione un pochino più ampio di una singola tripletta. Questo è 1, 2, 3, 4 triplette a proposito di una certa risorsa, e questo viene codificato in un certo modo, in questo caso una codifica XML del grafo RDF, ma non ci interessa, diciamo così, questa sera. È solo per, ho portato questo solo per capire che in realtà non c'è nulla di fantascientifico. Semplicemente devi descrivere, fare un discorso, no? Costringendoti a usare solamente frasi del tipo soggetto, predicato, oggetto, nessun complemento collaterale, e predicati di predefinire all'inizio quali sono quelli che utilizzerai, quello che gli altri possono capire, quindi condividere un vocabolario, e dopodiché tutto questo discorso lo puoi condensare, codificare, in questo caso mediante un'opportuna codifica XML. Da questo punto in avanti, qualsiasi applicazione che aderisce agli standard di semantic web può bere questo, digerirselo e poi trarne le proprie conclusioni e magari metterlo insieme con un altro spezzone di XML che rappresenta un altro pezzo di grafo che parla in parte degli stessi contenuti. E allora a questo punto questo grafo comincia a crescere perché prende e combina contenuti provenienti da varie fonti. Però per poter combinare contenuti di fonti diverse dobbiamo garantire che parlino lo stesso linguaggio, no? Che quando parlino di tavola si intenda magari la tavola o il tavolo come oggetto fisico e non sulla tavola agricola, che è un'unità di misura un po' in disuso ma esiste ancora, la parola è la stessa. E qui un punto chiave in cui si capisce che le parole, il linguaggio naturale è troppo ambiguo per poter essere usato come base di rappresentazione.
e mi servono quindi degli strumenti, delle tecniche di rappresentazione della conoscenza che siano più potenti del linguaggio naturale, da un lato più semplici da capire perché il linguaggio naturale è complicatissimo e dall'altro meno ambigue e permettono di costruire le cose più profonde e più complesse. E quindi basta andare a parlare con qualcuno che abbia seguito corsi, che abbia un curriculum biblioteconomico, il pane è il pane per i denti di queste persone, classificare informazioni, no? Una persona che di mestiere deve riuscire a organizzare in modo logico e coerente una biblioteca di 12.000 volumi sa dirti come organizzare le informazioni per argomento, no? Sulla base di questa, diciamo così, scienza si sono costruite, si sono sviluppate, poi informatizzate, poi traslate nel campo informatico e poi di lì è facile codificarlo in RDF e quindi traslarlo nel mondo semantico, tutta una serie di tecniche per la realizzazione della conoscenza, le cui più semplici sono i vocabolari controllati. Cioè, decidiamo di usare queste 27 parole, ci scanniamo fino a questa sera a mezzanotte, fino a quando troviamo la stanchezza, per decidere queste 27 parole che cosa vogliono dire, dopodiché usiamo solo quelle una volta per tutte. In alcuni contesti si può fare così, quando voi vi registrate su un sito, aprite una pagina su Facebook, vi chiede in quale categoria la vuoi mettere questa pagina, e lì è un elenco, quello è, qualcuno l'ha deciso e tutti più o meno si orientano e condividono forse lo stesso significato, lo significato simili. Poi c'è sempre lo spamming per cui uno la mette in una categoria pure essendo di un'altra, e lì ricordiamo, torniamolo al trust. Ma quello è uno strumento molto semplice, ci sono strumenti più articolati, tipo le tassonomie, in cui i vari concetti possono essere organizzati in modo gerarchico, i tesauri in cui ci possono essere anche relazioni incrociate e così via. Per arrivare a quello che è lo strumento, diciamo, il pezzo da 90, il cannone della semantica, della rappresentazione della conoscenza nel campo semantico, è quello dell'ontologia. L'ontologia è il punto d'arrivo della tecnica di rappresentazione della conoscenza, se vogliamo il punto più complesso, che riassume in sé tutte le altre possibilità. La definizione è di per sé leggibile, perché dice che l'ontologia è una descrizione esplicita e condivisa di un dominio di conoscenza, che di per sé non è molto chiaro, ma dice che dominio di conoscenza innanzitutto, cioè non è possibile, questa è una delle premesse che si da fare sempre quando si parla di semantica. Io posso dare significato agli oggetti se so qual è il campo, l'ambito in cui mi muovo. Quindi decidiamo che parliamo di mobilia, allora decidiamo di parlare di mobilia, decidiamo quali sono i concetti che ci interessa rappresentare, decidiamo quali sono le relazioni tra questi concetti e quali sono le proprietà che hanno gli oggetti che fanno riferimento a questi concetti. Ma abbiamo deciso prima qual è il campo, non possiamo dire ok, parliamo di qualsiasi cosa, perché altrimenti non si convergerà mai in una rappresentazione condivisa, se no ognuno ha il suo punto di vista. Ma anche parlando di mobilia, il punto di vista di chi costruisce e vende rispetto a, che so, l'architetto che li progetta sono molto diversi, o rispetto all'arredatore che li deve usare. Quindi tutti questi approcci alla modulazione della conoscenza partono sempre da un'idea, da un vincolo sull'obiettivo, che cosa voglio fare. E dopodiché cominciamo a modellare e lavorare da quel punto di vista. E questo è un altro, no, degli ostacoli alla realizzazione della visione del semantic web, perché se io sono partito da un punto di vista, perché avevo un obiettivo modellato attraverso un'ontologia, una parte del mondo in cui io lavoro, se un'altra persona lavora con quella parte del mondo, magari mi parte da un punto di vista molto diverso. E la rappresentazione che ho fatto io, la rappresentazione che ha fatto lui, non è detto che collimino con il di meccanismo. Anzi, più delle volte partono da punti di vista molto diversi. Io per dare un esemplificare che cos'è un'ontologia provo a fare un gioco. Uso i termini inglesi, spero che non sia un problema perché viene meglio dopo di parole. Supponiamo che questo sia un concetto. Allora, a ciascuno di voi è venuto in mente qualcosa. Quella in realtà è una parola. Io ho detto un concetto. Perché noi nel momento in cui vediamo una parola automaticamente pensiamo al concetto. La macchina non lo fa così intuitivamente, noi siamo abituati a farlo. Allora, è molto probabile che voi abbiate pensato a una sedia, ma perché io ho fatto gli esempi sui tavoli prima e quindi in qualche modo vi ho deviati, no? Vi ho inquinato il modo di pensare. In realtà se andiamo a prendere
il dizionario, quella parola ha almeno 6 significati diversi, è copiato un po' là, dalla sedia elettrica alla presidenza, non assente di una, in un consiglio di amministrazione, insomma, in cui li portiamo a vedere. Quindi di per sé è estremamente ambiguo. Probabilmente se facessimo sondaggio tutti abbiamo pensato alla sedia, ma non è detto, no? Se arrivassimo dalla riunione di un consiglio di amministrazione probabilmente avremmo pensato una cosa diversa. Dipende dal contesto, dipende dall'obiettivo in cui mi pongo, dipende da qual è il sistema di concetti condiviso all'interno del quale io lavoro. E quindi devo disambiguare, quindi non mi basta dire questo è un concetto, il concetto lo definisco con una parola, il concetto lo devo definire con una definizione, beh, c'è il nome per la tautologia. Per poter rendere un concetto non ambiguo lo devo spiegare. Qui già un attimino cade un po' l'ambizione della semantica. Questo è un concetto che potrò usare per fare i miei grafi RDF, le mie freccioline, le mie griglie. Ma per sapere se questo concetto parla di consigli di amministrazione o di mobilia, devo aprire un attimo la documentazione e vedere un attimo chi l'ha fatto o come me l'ha spiegato. Quindi ci vuole sempre l'altra intelligenza, no? L'omino, che capisce cosa sto facendo e non mette insieme concetti a caso solo perché hanno lo stesso nome. Io ho riportato l'immagine per rapidità nostra di associazione. E quindi possiamo fare questo esercizio con una serie di altri oggetti, di cui io qua per come scorciatoia ho riportato la parola. Ma ricordiamoci sempre che non è la parola, è il concetto che conta. E il concetto non lo descrivo attraverso la parola, ma attraverso il suo contesto. E vabbè, questo è un elenco, potrebbe essere un vocabolario controllato di pezzi di mobilia. Ma questi hanno qualcosa in comune, quindi io voglio rappresentare il fattor comune che hanno questi oggetti. Ad esempio, sono tutti oggetti su cui io mi posso sedere. Allora io ho cercato se c'era una parola che rappresentasse questo concetto. Il concetto è chiaro, oggetti su cui mi posso sedere, l'ho definito, l'ho scritto, non credo che ci siano dubbi. Come si chiama? Non c'è una parola, ma non mi importa se non c'è una parola, le invento io. Tanto sono sigle, chiamateli 1, 2, 3, 4, 5, non importa come si chiamano, importa qual è la loro definizione e importa quali sono le relazioni tra questi oggetti. Questi sono tutti sottoclassi di quella. Questo è importante, questa è la semantica sta nelle relazioni, nel contesto, mai nel nome. E l'ho chiamato sintomo, sedibile. In italiano, inventandomi un po', storpiando la lingua, inventandomi una parola. E quindi sono contento perché ho fatto la categoria dei sedibili, magari posso espanderla più avanti, posso riutilizzarla, posso descrivere le proprietà dei sedibili. Fino a quando non mi accorgo che ci sono le tavole. Allora, in base alla definizione che ho dato, è evidente che un tavolo è un sedibile. Sto violentando un po' la definizione che avevamo in mente, perché vi ho portato a pensare che fossero le sedie a fili, ma per come l'ho definito formalmente, in realtà i tavoli ci stanno dentro, perché sono anche pavimento, poverino, ci può stare anche quel gradino, immagino che quando sono tanti studenti qua lo usi. E allora cominciamo a doverlo raffinare, qui siamo sempre in questo giochino, percependo l'evoluzione che deve avere un'ontologia, una rappresentazione della conoscenza, via via che l'applicazione si espande verso domini maggiori e le scelte che ho fatto prima non sono più vere, quindi in qualche modo dovrò dividere, sì, è vero che il tavolo è un sittable, un sedibile, ma tra tutto l'insieme delle cose su cui anche accidentalmente o incidentalmente posso sedermi, ce n'è un sottoinsieme che sono stati progettati proprio per quello. E allora una sottocategoria e vado a raffinare e vado a aggiungere. E qui potrei andare avanti. Andare avanti all'infinito quando mi fermo? Mi fermo quando sono soddisfatto dei requisiti della mia applicazione, del contesto in cui voglio lavorare. Qui entra di nuovo il contesto. Non esiste l'ontologia, non esiste la Treccani dell'ontologia in cui c'è tutto. No, perché tutto non finisce. E tutto è quando ne ho abbastanza per soddisfare l'applicazione. Volevo fare un'applicazione di prenotazione di viaggi e lì mi fermo, perché quando parlo di altre cose non mi interessa più. Quindi molte volte si dice ma io voglio lavorare nel campo del semantic web su un'applicazione di questo genere. La prima cosa, tanto lo devo fare, partiamo da fare un'ontologia. Passo uno, fare un'ontologia, l'ho sentita molte volte, perché tanto è la chiave, è vero che è la chiave, è vero che è il cuore, ma non puoi partire da fare quello se non hai chiare
quelli che sono i confini, no, del tuo campo applicativo. Vabbè. Quindi qui sono arrivato a questa, in realtà questa è una struttura che poi si può espandere, quindi qui ho aggiunto dei concetti, ad esempio ci sono delle stanze, le stanze sono di diversi tipi, ci sono i materiali, e sono tutte relazioni, qui l'ho chiamato ISE, relazioni di appartenenza, no? È di tipo, no? La classroom è un tipo di stanza, la dining room è un tipo di stanza, il legno è un tipo di materiale. E queste sono le relazioni tassonomiche. Fanno tassonomie, fanno alberi di concetti dal generale al particolare, un po' come la tassonomia delle specie viventi, di Linneo. Ma poi ci sono anche relazioni cosiddette non tassonomiche, relazioni trasversali, verbi che non siano il verbo essere. Ricordate, soggetto, predicato, oggetto, il predicato non necessariamente deve essere verbo essere. Predicati di tipo diverso, allora posso dire che ogni syntable è fatto di un qualche materiale, e in particolare uno sgabello è fatto di legno tra tutti i materiali possibili. Quindi qui chi conosce un po' di modellazione o programmazione oggetti riconosce una classe, una proprietà che poi viene ereditata e rispecificata meglio ai livelli più bassi, e quindi in qualche modo si riusano queste metodologie di modellazione non per modellare del software ma per modellare delle conoscenze, delle informazioni. Tutta questa roba qui immaginatevela come un grosso file XML che descrive le triplette RDF e che un algoritmo può poi digerire facilmente, a patto di capire cosa vogliono dire questi verbi, no? Anche bisogna condividere il significato dei predicati, quindi anch'essi vanno definiti così come erano i concetti. Tutto questo fa parte di un linguaggio che è il linguaggio OWL, Ontology Web Language, che permette di esprimere, di descrivere strutture ontologiche più complete, no? Di quella che abbiamo costruito insieme per gioco. È un linguaggio tutto sommato, non dico semplice, ma fatto di poche primitive, che sono tutte qua, tutto questo ramo di sinistra, questo ramo di destra, non guardiamo, in realtà il linguaggio è fatto di quattro sottolinguaggi diversi, con potere espressivo e, diciamo così, peso computazionale via via crescente. Quello che si usa di più è il sottoinsieme DL, DL sta per Description Logic, al potere espressivo della logica di sinistra. Al potere espressivo matematico della logica, per cui esistono algoritmi di soluzione decidibili, quindi che terminano in tempo finito. Sono pochi costrutti di questo linguaggio che permettono di definire essenzialmente, vedete la sopra, sottoclassi, le cardinalità delle relazioni, tipi di dati, no? Cose di questo genere. Il problema è che poi per utilizzarli uno deve riuscire anche almeno un pochino a capire dal punto di vista matematico che cosa sta sotto queste cose, no, perché in realtà sto descrivendo delle proprietà logiche. Le proprietà logiche, se le combino in modo in malo modo, mi portano molto rapidamente a un'incoerenza e quindi tutto il modello è da buttare via, no? Quindi a ogni passo sono sempre dei consistency check, dei controlli di coerenza che vanno fatti. Questo è, se vogliamo, il percorso classico della rappresentazione semantica. Parto da risorse, le descrivo e ne riscrivo la classificazione attraverso strumenti tassonomici o ontologici di questo genere. Il tutto basato ovviamente su RDF. Questo progetto, come tutti i modelli logici, posso ragionare, posso dedurre delle informazioni a patto che i dati di partenza siano perfetti, puliti. Altrimenti, se metto anche solo un dato sbagliato, quello mi rende un'affermazione, ma qualunque dato che sia incoerente all'interno del modello rende il modello completamente non valido. Quindi questo è ambito, diciamo così, è applicabile soprattutto in contesti chiusi, in cui sono io che garantisco sulla qualità dei dati, non lo applicherei, nessuno lo applica a contesti aperti, veramente al web, in cui queste informazioni, questi pezzi di ontologia li prendo da vari siti, li combino e spero che messi insieme mi diano un modello logico coerente. Impossibile. Però è tutta una serie di tecnologie che hanno avuto, se non altro, per la prima volta, dopo forse 50 anni o 45, dagli anni 60 in cui si è iniziato a lavorare sull'intelligenza artificiale fino ai 2005-2006, fino a quell'epoca chi lavorava in intelligenza artificiale aveva ciascuno il proprio modello, ciascuno il proprio formalismo, ciascuno i propri tool, ciascuno i propri formati di file. Era impossibile lavorarci se non eri dentro. Adesso, grazie a questa standardizzazione, se vuoi modellare informazione, usi OWL.
se vuoi fare ragionamento sull'OQL ci sono i tool gratuiti che ormai leggono e scrivono tutti OQL. Quindi gli stessi algoritmi che c'erano già magari vent'anni fa, ma adesso sono fruibili, li possiamo integrare con uno sforzo relativamente basso in qualunque nelle nostre applicazioni. E questo non è semantic web, ma è rendere alla portata degli sviluppatori di applicazioni, quindi degli informatici, dell'information technology, le tecniche, alcune delle tecniche sviluppate nell'intelligenza artificiale. E questo secondo me è il risultato, è uno dei due risultati forti che al momento ha portato tutto il discorso del semantic web. C'è un secondo risultato, che è quello di aver reso facile condividere conoscenza, condividere dati, condividere queste triplette, sono talmente semplici che è facile metterle su web da qualche parte, o addirittura nasconderle dentro una pagina HTML, sotto forma di tag meta o degli span o dei div, oggetti invisibili nella pagina ma che portino, nascondano, non codifichino una tripletta di informazioni. Allora questo ha fatto nascere l'idea di dire, ma io in questi metadati li posso mettere, queste informazioni semantiche, le posso mettere direttamente dentro le pagine web. E poi ti do degli strumenti per raccoglierle, no? Scremare la pagina web della parte che è stata pensata per l'utente, l'icone, i bottoncini, la grafica, e stanno solamente le informazioni semantiche. E pubblicarle, e condividerle. Tanti siti, e qui questo è un ragionamento post web 2.0, quando l'informazione effettivamente cominciava a essere distribuita e rielaborata in modo collaborativo, in modo sociale. Allora quelli del web 3.0 hanno detto, ma perché non saliamo su quel vagone dove comincia a esserci condivisione di informazione, no? Condivisione di informazioni sociali, e allora perché non creiamo gli strumenti per condividere informazioni semantiche in modo sociale, in modo collaborativo? E questa è stata una bomba. Hanno messo insieme 4-5 siti e hanno detto, ma perché tu, Wikipedia, che hai tante informazioni, alcune delle quali anche strutturate, molte sono testo libero, allora non si può fare niente, ma molte sono strutturate, perché hai visto Wikipedia cercare una città, una nazione. Sulla destra compare un riquadro rettangolare dove c'è popolazione, superficie, dei dati fattuali, dei fatti. Questi qui sono memorizzati in un database strutturato, quando dicono, le città hanno tutte le stesse tipi di dati, le persone hanno tutte le stesse tipi di dati. Quindi sono facilissimi da estrarre in modo strutturato, da estrarre sotto forma di template. Soggetto, predicato, oggetto, sono metadati, già pronti. Allora, pubblichiamo il NerdDF che nasconde in un riquadro nella pagina del video. GeoMans è un'altra associazione senza fine di lucro che raccoglieva nomi geografici, chiunque può andare lì e gridare e dire che i creati si deve fuori via in passato. E ci sono tutte le informazioni geografiche coordinate, ma sono un database di nomi. Era nato per conto suo, detto, ma perché? Visto che abbiamo le informazioni non le pubblichiamo anche in RDF. E magari quando GeoMans parla di una città, mette un collegamento, importa, anziché inventarsi un nuovo nome per la città, importa lo stesso nome, la stessa etichetta, la stessa URI, che già usa Wikipedia per indicare la stessa città, e quindi collega informazioni. Non c'è tanta semantica, non c'è tanta modellazione, ci sono fatti collegati a fatti, informazioni collegate a informazioni, dati collegati a dati, ma di siti diversi, la prima volta al mondo. Maggio 2007 c'era una manciata di siti, tra cui questo qui mica niente, la lista americana, questo erano due siti di musica, tre, uno, due, tre. Fa un'antologia, si chiama Friend of a Friend, modella le relazioni sociali, no? chi è amico con chi e in quale modo. Ma visto che poi era stato pensato bene, nel senso facile da aggiungersi, da integrarsi in questa rete, questa cosa è cresciuta. Luglio 2007 avevamo già questi, tre mesi dopo, 3-4 siti in più, e poi altri 3, il mese 4 nuovi il mese successivo, e altri crescono, ogni qualche mese se ne aggiungono alcuni, ciascuno si collega a quelli che già esistono, e più ce ne sono e più sono forti le opportunità di collegarsi. Febbraio 2008, settembre 2008, qui adesso comincia a diventare impossibile da leggere, luglio 2009, qui sono stati cominciato a dover colorare sulla base dei temi, ci sono temi sociali, quindi reti sociali, per esempio non so, Flickr, tutte le fotografie sono interrogate, tutte le informazioni sulle fotografie sono parte di questa grossa rete di Flickr RDF collegata tra di loro, tutta la parte di pubblicazioni scientifiche, di database di pubblicazioni scientifiche, di database di pubblicazioni mediche,
tutta la ricerca sui geni, il genontologio è una bestia, a tutte le informazioni che i ricercatori ottengono sui nuovi geni che scoprono e ficcano dentro e sono disponibili, tutti i dati geografici, toponimi, coordinate, cose di questo genere, produzione musicale, e poi parte enciclopedica e dizionario che di fatto costruiscono l'ossatura, cioè il vocabolario comune rispetto a cui tutti puntano e in cui tutti si agganciano. Settembre 2010, questo qua è diventato un mostro. L'ultimo grafico che ho trovato, che trovate anche questo indirizzo qua sotto, è relativo a settembre 2011, quindi poche ore fa, un mesetto fa, e se non sbaglio 250 qualcosa, numeri, non so che non ricordo a memoria, siti diversi, i cui dati sono intrecciati in questo modo. Il cuore di tutto pulsante continua a essere Wikipedia. Ovviamente, perché lì ci sono tutti i nomi, tutte le definizioni, è facile puntare lì. Ma poi ciascuno ci aggiunge il suo. Questo diventa un database distribuito, effettivamente, non c'è tanta intelligenza, non c'è tanta semantica, sono tanti dati collegati, linked data, anzi, open linked data, perché questi dati non consultabili in forma. Ci sono anche dei grossi, delle grosse spinte, in Italia qualcuno ci lavora, non è molto sentito, sull'open government, cioè il fatto che i governi dovrebbero impegnarsi a pubblicare, contribuire a questo, pubblicare i propri dati pubblici in forma aperta e consultabile, soprattutto collegata. No, secondo me ne pubblicano tutto, i rapportoni in PDF o dei CD-ROM che devi andare a prendere a Roma e poi dopo non riesci a tirarci fuori le informazioni, ma loro hanno assolto i loro doveri e comunque non riesci a dare le informazioni. Quindi questo è lo strumento, c'è. Le applicazioni possibili sono fenomenali. Quindi posso fare la guida turistica in casa con tutte le informazioni di Wikipedia, tutte le informazioni geografiche, la colonna sonora del compositore che ha vissuto almeno 3 anni in quella città in cui sto passando in questo momento, sperimentando la prima ambasciata. Tutto con risorse free disponibili su internet. Pur di interrogare che non è che si fa in automatico, ci vuole l'omino di nuovo. E si mette lì e dice, ma sta quale dati qua che cosa c'ha dentro? Fammi vedere quali sono i campi, quali sono le proprietà. Ah, si dice qualcosa di utile. E vai avanti così. Ma, insomma, oggi servono a questo, no? Quindi, sintetizzando i miei 15 minuti che sono durati 45, il mio punto di vista, no? Avendo lavorato un po' di anni in questo settore, è che la visione del web intelligente è mai realizzata. Ma non è grave. Perché in realtà questa visione è stata di spunto, di stimolo per una serie di sviluppi che sono riusciti, se non altro, a compattare, a mettere d'accordo, a far collaborare enti di ricerca, enti pubblici, istituzioni, iniziative volontarie, no? Poi come Wikipedia, facendole convergere su un insieme di tecnologie assodate. Basta litigare sulle differenze matematiche tra modello A e modello B. Chiudo, quello va bene, è perfetto? No. Usiamo quello e andiamo avanti. Che è una scelta, se vogliamo, ingegneristica, che però in molti campi della scienza si diverte invece a giocare sulle differenze, non su costruire qualcosa su cui altri possono poi, diciamo così, lavorare sui livelli successivi. E questa è stata una grossa forza, no? Dell'U3C riuscire a testardamente mandare avanti questa linea e a far convergere su queste tecnologie che sono adesso utilizzabili anche da un povero ingegnere come me, che di matematica, per la matematica che sta dietro la descrizione logica, non ci capisce nulla, no? Però il risultato, il linguaggio OQL, i linguaggi di query li riesco a usare, non io, poi pochi giovani di me. E oltre a questa grossa mole di dati che è crescita, si parla di milioni di triplette, utilizzabili da chiunque per costruire, a questo punto, applicazione a valore aggiunto, perché no, servizi. E questi sono i due, secondo me, grossi punti, grossi regali che ci ha fatto Semantic Web. Poi, va bene, possiamo continuare a sognare nella vera intelligenza delle macchine che fanno le cose per noi. Però nel frattempo ci sono tante cose, diciamo così, concrete che si possono già fare oggi. Oggi. Allora, usando la parola oggi, io mi ero ripromesso di raccontarvi un po' l'applicazione che stiamo adottando della semantica nel campo della domotica. Che c'entra col web? Niente.
Che c'entra con la transizione della conoscenza? Sì, certo, tanto. Questo è un altro esempio di quello che sta cercando di dire prima. Le tecnologie ci sono e potete usare nel campo che preferite. Non sicuramente per costruire il web tra 20 anni, ma per costruire la vostra applicazione dopo domani. Io cerco di fare un parallelo con quello che erano i database SQL, potrebbe essere 15 anni fa, 20 anni fa. Era una tecnologia innovativa, la gente lavorava in DB3 e contenta che fosse. No, benissimo. Poi è arrivato l'SQL, adesso lo diamo per scontato, per tutti i giovani dicono sì, ma i dati, c'è cioè un database relazionale, metto bene. È scontato. All'inizio non era. E qui forse stiamo intravedendo qualcosa di simile, un modo di rappresentare conoscenza in cui un DB relazionale mi sta stretto, perché in realtà questa cosa qui può essere di 6 tipi diversi, e allora devo cacciare dentro a forza dei dati in una tabella. E avessi qualcosa di un pochino più flessibile, ma il nostro sistema che mi permette di fare le query, ma il nostro sistema fosse abbastanza efficiente, ce l'avessi, forse ce l'ho, o forse ce lo stiamo per avere, che è la rappresentazione mediante triplette e non mediante tabelle tablate. Non so se si arriverà a quello, se quello sarà uno dei regali, no? Però noi abbiamo cominciato a lavorare pensando a questi strumenti di modellazione semantica come strumenti di ingegneria del software, tool da usare per costruire applicazioni. E applicazioni, vi faccio una parentesi sulla domotica, e poi vi spiego come l'abbiamo usata. La domotica è un bel termine, è bello per farci film di fantascienza, è bello per fare le case dimostrative, è bello per fare gli ambienti intelligenti. Smart home, domotica tra l'altro è un termine prettamente latino, italiano, spagnolo, eccetera. Se andate all'estero in Inghilterra a parlare di domotics non capiscono cosa dite, allora usano un termine smart home, che in realtà è ancora più vago di domotica, ma non vogliono capire che c'è un termine specifico. Che poi potremmo tradurre come case intelligenti, insomma, sono ambienti domestici attrezzati con dispositivi automatizzati, luci, porte, finestre, che si accendono controllate da un sistema informatico, controllate da delle regole, da delle impostazioni, da delle interfacce. Poi chiamarli intelligenti mi sembra un grosso sforzo mentale, io non ce la faccio a chiamarli intelligenti, no? Sono sistemi automatici, evoluti. La vera intelligenza sarebbe capire che cosa vorrei fare io e farlo da solo, senza chiederlo, no? E non fare ciò che vorrei, non ciò che tu pensi che io voglia, ma in realtà ne voglio una cosa diversa. Comunque, a parte la polemica gratuita, le vere smart home, quelle installazioni smart, quelle più evolute, più complicate, in realtà non ci sono. Ci sono delle installazioni dimostrative, tipicamente per centri di ricerca, per sapere le aziende che fanno vedere quanto sarebbe bello se tu comprassi tutti i loro componenti di temperatura, guarda cosa riesci a fare. Cose di questo genere, proprio più unici, una cosa di tre stanze finta che ti costa solamente l'impiantistica 80.000 euro, perché se cominci a mettere 20 sensori per ogni stanza moltiplichi per il costo e fai fretta. Ok, va bene, ci sono queste cose, lasciamoli vivere. Io mi sono chiesto, nel mio gruppo di ricerca ci siamo chiesti, ormai sono 8 anni, ma con la tecnologia che c'è oggi sul mercato, che l'elettricista può andare a comprare, aggiungendoci l'intelligenza, questa volta questa quella vera, il progettista dell'informatico, riusciamo a che tipo di funzionalità evolute, non fatemi dire intelligenti, riusciamo a creare oggi, senza dover pensare a sensoristica o modalità di interazione che forse ci saranno solo tra 20 anni, ma servono per pubblicare articoli o annunciare prodotti futuribili. La tecnologia c'è, tutta la tecnologia di automazione c'è, l'automazione industriale che è molto più nota, ma anche l'automazione domestica. Di fatto significa che avranno impianti basati su relè, su un basta. C'è, costa un po' di impianto normale, ovviamente, ma c'è, arrivabile, si può pensare. Si può pensare se c'è un valore aggiunto dall'altra parte, se mi serve a qualcosa. Richiede ancora una cosa di nicchia, pur essendoci i componenti in commercio, gli installatori sono abbastanza pochi, però cominciano, soprattutto ultimamente, sulla forte gestione intelligente dell'energia, del risparmio energetico, comincia a essere richiesto avere dei sistemi di automazione, no? E non solamente un impianto tradizionale passivo. Allora, che bello, abbiamo la domotica, quindi quando arriva l'omino
deve spegnere la luce, lui schiaccia l'interruttore, la luce non si spegne, attenzione, non si accende la luce, non si accende la luce, perché lui non ha, questo interruttore non è collegato alla lampadina, ma è collegato a tutto il sistema domotico che macina, e a un certo punto il sistema domotico decide che se l'utente ha premuto questo tasto, allora deve chiudere il relè che comanda l'alimentazione di quella lampadina. E sì, no, raccontato così non lo venderei a nessuno, no? Perché dice, vabbè, c'è un filo da 20 centesimi, quindi dici, no, non mettere un filo da 20 centesimi, metti 4 cablaggi, sì, 4 centralini. Mi ricordo per essere che l'anno scorso fili siamo sul commercio con la lampadina che ci chiude dentro e il mini sito web dentro che uno può accendere le coppie e danno guarda. Quindi ci sono. Certo. Perché non a caso è un'azienda manifatturiera che vende componenti. Quindi se il singolo componente costa di più, anche la Google quando ha lanciato l'ultima conferenza la loro visione della domotica non ha detto compra i componenti che ci sono, la patina che ci sono, faccio io e dentro ci integro il transire con il loro protocollo che va bene, no? Quando parliamo di partire dalle esigenze degli utenti forse non stiamo parlando di queste cose. Vabbè. Allora, questo se vogliamo è una funzionalità di base che non vale, per cui la domotica non vale la candela, no? In realtà comincia ad avere un valore aggiunto quando comincio a vederlo nel suo insieme, nel sistema ambiente che ha tutta una serie di funzionalità integrate tra di loro. Qui no. Pensate a queste luci. E si spengono con l'interruttore, quindi qualcuno deve ricordarsi di passare a spegnere. Molto probabilmente da qualche parte c'è un sensore antifurto che sente la presenza, i tipici volumetri sensoriali che sentono la presenza delle persone. Allora, se voi andate in un normale ufficio, lasciamo perdere una casa, in un normale ufficio avete l'impianto antifurto, avete l'impianto di illuminazione, magari sono anche automatizzati, sono anche gestiti, e gli impianti non si parlano. Al Politecnico, il dipartimento dove lavoro io, è nuovo quel dipartimento, è stato costruito 3 anni fa, ci sono le luci nel corridoio che si accendono con un timer. Si accendono alle 8 del mattino e si spengono non so quanto la sera. Indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno o no, che ci sia il sole o no fuori. Quando nello stesso corridoio ci sono i sensori di presenza, le case del tifoso, che potrebbero benissimo sapere se c'è qualcuno. E ci sono le telecamere di sorveglianza che potrebbero benissimo vedere se c'è il sole fuori. Impianti separati, non si parlano, li ho pagati n volte e in più lavorano in modo non efficiente. Allora qual è la chiave? L'integrazione. Riuscire a integrare le varie funzionalità dei vari impianti automatici in modo da guadagnare funzionalità aggiuntive che ciascun impianto da solo non riuscirebbe a fare, in modo che, diciamo, qui c'è scritto invisibile per l'utente finale. Non vi sto a far vedere queste figurine che raccontano nella pratica come funziona l'impianto domotico, ma di fatto è un piccolo bus di centraline che si scambiano dati nascoste dentro il muro. E così come qui vi ho detto, le slide le ho messe a disposizione online, quindi se qualcuno è curioso può andarselo a vedere. Qui ho raccolto un po', diciamo così, pescando dai cataloghi essenzialmente dei fornitori di componenti, quali sono i tipi, no, di strumenti di automazione esistenti oggi sul mercato. Uscite, andate, la scorsa sarà chiuso, ma in un negozio di materiale elettrico li trovate, o perlomeno li potete ordinare se ne trovate a scaffale in magazzino. Quindi sono tutte offerte, queste sono quelle di un produttore, ma i vari produttori hanno tutto sommato offerte analoghe. Quindi molti dispositivi di questo genere, in realtà cosa abbiamo? Abbiamo tante interfacce strane, che può essere la valvola termostatica, può essere la lampadina, può essere il bottone, può essere il touchscreen, può essere quello che è. In realtà dentro ciascuno di questi ha il microprocessore e comunicano attraverso una rete dati. Cablato oppure wireless, qui ce ne sono di tutti i tipi. Se hai un sistema di questo genere, riesci effettivamente a costruire dei comportamenti che prima non, a cui prima magari non avresti pensato. Ad esempio, potresti pensare effettivamente alla gestione integrata dell'energia, adesso è un tema abbastanza importante, con le fasce orarie e con l'autogenerazione,
oppure pensare di avere delle interfacce di controllo che già ci sono, però ogni fornitore ti vende la sua, tu ti furto, lo puoi controllare da remoto, hai la caldaia dentro, la scheda modem dentro, la controlli da remoto, ma sono separati. Ognuno ha la sua, ognuno si fa la sua applicazione verticale, ma perché partiamo con l'ottica dei fornitori di componenti. Proviamo una volta a partire con l'ottica di chi abita, no? Chi vive negli ambienti. Voglio vedere un punto d'accesso unico a tutto il sistema. Poi il fatto che siano basati su tecnologie diverse non mi deve interessare. Non mi deve interessare l'utente finale. E quindi, bene, vediamo un valore nell'integrazione di sistema. Se, e qui è un campo in cui tutto sommato l'informatica potrebbe dare degli esempi agli altri, se non cambia il fornitore, perché lì qui sono raccolto alcuni degli standard che sono utilizzati in ambiti di automazione domestica. Ce ne sono altri. E ovviamente questi standard non si parlano proprio volentieri, se li forzi, sì, se chiede al fornitore di uno di questi componenti, dice, ma tu parli anche, c'è certo, c'è il modulino, però, sì, però con una serie di limitazioni. Da questo punto di vista l'informatica è molto più avanti, nel senso che avere la standardizzazione è stata, no, da IBM in avanti, uno dei cavalli portanti per poi strutturare anche l'intero settore industriale. Qui arriviamo più dall'industria manifatturiera che da quella dei servizi, e quindi c'è ancora questa voglia di essere non compatibili per poter vendere più componenti. Compra tutto da me. Poi anche nell'informatica non è che sia morta questa idea, basti pensare ad Apple, no, che ha questo approccio, per carità. È una modalità, no? E sicuramente non va a favore della versatilità da parte dell'utente finale e non dell'integrazione. Allora, noi abbiamo affrontato di petto questo problema dicendo, ma la semantica può aiutarci? Perché che sia una lampadina del protocollo 1 o della tecnologia 2, pur sempre è una cosa che si può accendere o spegnere. Allora, spostiamoci dal piano del protocollo al piano della funzionalità. È una lampada. Modelliamo, utilizziamo la modellazione semantica come strumento per descrivere che cosa c'è in casa, e poi questo strumento, attraverso sistemi banali di ragionamento, mi permettono di dire che per accendere quella lampadina devo dare quel tal comando, quel tal gateway, per accendere quell'altra invece devo fare una cosa completamente diversa. Ma questo è un lavoro che si fa a livello di switch, no? Di gateway, di rete quasi, non deve essere visibile l'applicazione utente. E quindi noi abbiamo giocato su queste cose sviluppando un oggetto software open source che è un gateway domotico che per sua natura è in grado di interfacciarsi con vari, più di un sistema di automazione. E io voglio partire dall'ipotesi che tu in casa tua ci metti ciò che vuoi, no? E non puoi dire che poiché 10 anni fa ho messo l'impianto, l'interruttore di quella marca con l'automazione, allora dovrò per tutta la vita continuare a comprare componenti di quella marca lì, no? Anche perché poi magari quello standard, quel protocollo non è più supportato. Vedete con che frequenza, no? Soprattutto nell'elettronica di consumo si cambiano gli standard di interconnessione, e quindi io voglio però mantenere questa cosa, non la posso neanche smantellare, devo potermi integrare con tecnologie anche diverse. Allora, per farlo mi pongo a livello superiore e voglio essere in grado di parlare attraverso opportuni driver di rete, ma questo per carità è tecnologia, non è fantascienza, con i vari dispositivi. E questi dispositivi li voglio vedere in modo uniforme. Se questa è una lampadina e quest'altra è una lampadina, dal punto di vista dell'applicazione che sta lassù, dell'interfaccia utente che sta lassù, non deve esserci differenza. Faccio contro il gioco dei fornitori. E questo come lo faccio? Attraverso la semantica. Quindi ci siamo fatti un'ontologia domotica per descrivere quali sono le caratteristiche dell'ambiente, quali sono gli oggetti che sono presenti all'interno dell'ambiente, alcuni dei quali sono controllabili, quindi sono automatizzati, e quindi questi oggetti controllabili a loro volta hanno delle funzioni, io ve la faccio breve ovviamente, delle funzionalità dichiarate, degli stati possibili, accettano dei comandi possibili, eccetera. Quindi, dichiarando, no? Rappresento la conoscenza che ho del sistema domotico, parlavamo prima della presenza della conoscenza. Il mio dominio è quel sistema lì. Descrivo come funziona in modo neutro, in modo astratto. Poi da un lato, lassù in alto, ho una
un ramo della mia tassonomia che mi dice con quale tecnologia è fatto. Allora poi vado a combinare il ramo della tassonomia che mi dice fatto un componente con standard connex, col fatto che accetta il comando apri e chiudi un relè, combinando le due informazioni, il driver di rete è in grado di mandare il comando giusto, perché sa quale comando e sa quale tecnologia con cui deve mandare. Ma questo ramo qui serve solamente ai livelli bassi del gateway. I livelli alti lo ignorano e lavorano con le funzionalità. Quindi ad esempio io parto dal modello ad esempio di una lampada, e nella lampada devo dire cose diverse. Innanzitutto devo dire a quale classe, categoria di dispositivo appartiene, quindi una tassonomia del tipo di dispositivi: lampade, attuatore di porta, attuatore di finestra, sensore ambientale, eccetera eccetera, più ne ha più ne mette. Poi in realtà ho l'informazione sull'ambiente, quindi la struttura dell'ambiente, stanza, appartamenti, piani, eccetera, che sono ovviamente collegati, nel senso che ogni oggetto, chiamato building thing, che ogni oggetto automatizzabile è in qualche locale. Questo è un esempio, ricordate la relazione prima, un mobile è fatto in un certo materiale, e quindi un qualunque dispositivo è in qualche stanza. E un qualunque dispositivo ha un certo insieme di funzionalità. Io non voglio dire che è la lampada ABC della marca Caldo Italia, voglio descrivere che cosa sa fare, in modo da poter anche a potermi adattare a dispositivi che magari non ho neppure ancora conosciuto, ma li posso pilotare perché so quali sono le proprie funzionalità e per una data funzionalità quali sono gli effetti dei miei comandi. Cioè ad esempio questo può essere uno stato che è stato acceso oppure spento. I dispositivi più complessi hanno più di due stati, così ho fatto l'esempio chiaramente semplice di un dispositivo che ha solamente due stati, ancora più semplice un relè che comanda una lampadina. In realtà già sto facendo un passo concettuale non banale, perché in realtà il sistema di automazione comanda il relè, sono io che quando lo modello so che dietro quel relè c'è una lampadina e non c'è un aspirapolvere, è che l'informazione che ci devo mettere, che chi ti vende il sistema di automazione invece è totalmente agnostico, non gli interessa, tranne chi ti vende invece la lampadina automatica. E allora, e questo abbiamo applicato, per farla breve, le tecniche di rappresentazione della conoscenza, quindi tutto triple, RDF, questo è un altro esempio, quelle prime erano classi, queste sono istanze, quindi l'esempio concreto di una lampadina specifica in un posto specifico, e quando abbiamo un ambiente di fatto ci andiamo a costruire l'ontologia di quell'ambiente. Sulla base di questo il gateway lavora, interroga questa ontologia, scopre cosa c'è da fare, genera dinamicamente l'interfaccia utente, genera dinamicamente i comandi da dare, noi ci giochiamo, no? Con dei piccoli, non abbiamo costruito una casa automatica, non abbiamo i soldi che hanno gli americani per costruire palazzine e dire abbiamo, una delle foto che ho fatto vedere prima era della Georgia Tech University, no? Con il Politecnico della Georgia, loro sono fatti la palazzina. Noi ci siamo fatti la valigetta, ma va bene, il motivo italiano ci sta anche lì. Questa è una valigetta in cui abbiamo compattato quello che potrebbe essere un impianto che ci sta, parte dell'impianto che ci sta in un paio di stanze, con una tecnologia, che è la tecnologia connex, una tecnologia filata basata su un bus a bassa potenza. Questa è invece un'altra valigetta che è una tecnologia wireless, Z-Wave, una standard danese che poi è stata acquisita dall'università americana, ma c'è, diciamo così, è disponibile gratuitamente la specifica dello standard. In realtà sono due delle quattro che abbiamo, un'altra BTC, un'altra Modbus come standard, e con cui ci andiamo a integrare. E poi in realtà dobbiamo anche fare uno sforzo di andare a pensare altri tipi di interazioni, che non sono solo l'interruttore sul muro. Stanno uscendo questi oggetti qua, sono anche carini, costano 40 euro e dentro è un orologio in cui il firmware è programmato, si può fare ciò che vuoi, no? E a livello di un ambiente, pensate all'assistenza per anziani, no? Avere un oggetto che è un orologio che hai sempre, con cui puoi avere un'interazione minima, ma non ti chiede di accendere un iPad o un PC per poter interagire con la casa, per poter dare la conferma, un comando, cose di questo genere. Quindi bisogna anche riuscire avendo la possibilità di integrare tecnologie diverse, allora uno riesce a fare questi sforzi di immaginazione. Se uno vincolato ai componenti della tecnologia X, è veramente su binari molto stretti. E allora spendo gli ultimi minuti per raccontarvi, per farvi vedere qualche esempio di cose che sono state realizzate. Alcune di queste le abbiamo testate, perché
non è, non abbiamo fatto noi la palazzina, l'ha fatta la regione Valle d'Aosta, in cui in questa palazzina ci sono, che è in realtà l'edificio comunale del comune di San Marcel, ci sono tre alloggi domotizzati che sono pensati, insomma, ospiteranno, diciamo così, delle persone disabili di missione, le persone che magari sono incidenti, sono diventati disabili, e quindi devono adattare casa propria alla loro nuova condizione di vita, e nel frattempo vengono ospitati questi alloggi che sono invece dotati di tutta l'accessibilità, tutte le automazioni possibile. E ci siamo trovati, non voglio criticare chi ha fatto quel progetto, di fronte a cose di questo genere. Questo a fianco di una porta c'era una cosa. 1, 2, 3, 4 frutti, portafrutti con tre tasti ciascuno, con delle icone difficilmente leggibili, uno bloccato con uno scotch perché non veniva a toccarlo, e un altro che ha fatto il mondo, cioè, per carità. No? Questo è il tipico esempio di progetti in cui si parte dalla tecnologia. Mettiamoci dentro tutto. E mi va bene mettiamoci dentro tutto, perché non sai che ci entrerà in quella casa, non sai di che cosa avrà bisogno. Ma mettici dentro tutto in un modo fruibile, magari dai delle interfacce utilizzabili. Usabili e adatte alla persona e riprogrammabili in funzione delle caratteristiche della persona che ci sta vivendo. Qui c'è un grosso lavoro da fare, al di là dell'impiantistica, sulle interfacce. Lì sta l'intelligenza, non è l'intelligenza della casa che fa da sola, è l'intelligenza della casa che si fa usare. No? Magari un'interfaccia a full screen come quella che ho fatto vedere prima, oppure un'interfaccia mobile. Ecco, questo qui è semplicemente un esempio di un filmato che abbiamo preso giocando in quell'ambiente, in cui, ma su questo della trovare prende pure una riforma, è solamente un iPod, non è roba di basso costo, che si va a interfacciare con il gateway dog che abbiamo integrato in questa casa, e questo gateway dog va a comandare l'impianto di automazione che in questo caso è passato a parello, per carità non è nulla di spettacolare. Sono soluzioni che già ci sono verticali su una certa tecnologia, però noi invece ci giochiamo, diciamo così, insistiamo nel volerlo fare in modo trasversale rispetto alle tecnologie. Se domani questa stessa applicazione la dovessi portare non in una loggia che ha l'automazione connex come questa, ma in una loggia che ha l'automazione di vicino, l'interfaccia non la tocco, la modalità di interazione non la tocco. Dovrò cambiare un attimo due parametri di un'oncologia e ho finito. Vabbè, poi lui sta giocando, accende e spegne, alza e bassa. E la stessa cosa, quegli alloggi non pensati per i disabili, quindi li abbiamo provato ad integrare con uno strumento di eye tracking. Eye tracking significa tracciamento oculare, non so se l'avete presente, sono degli ausili che hanno sullo schermo delle telecamere che inquadrano il volto della persona, in realtà lo illumina con dei flash infrarossi, e vanno a vedere il riflesso di questi flash infrarossi sulla cornea della persona, quindi capiscono l'indirizzo dello sguardo. Quindi di fatto tu guardando sullo schermo sposti il mouse. E quindi persone anche che non abbiano più l'uso degli arti sono in grado di usare il computer. E quindi abbiamo adattato la nostra interfaccia, che era nata per un'interfaccia touch, l'abbiamo adattata a un eye tracker. Adesso vedete questo ragazzo che sta usando senza mani, sta comandando questo programma, sta entrando dentro, sceglierà la stanza, sceglierà il dispositivo. Ma perché io voglio essere in grado di costruire una soluzione adattata a un utente, a una certa soluzione, a una certa esigenza, in modo indipendente rispetto alla tecnologia. Cioè bisogna riuscire, questo è un po' il nostro approccio, a disaccoppiare quello che è il livello tecnologico, l'hardware che ci metto dentro, dal livello dei servizi. Solo così riesce a far vivere entrambi i livelli. Se invece lavori con un livello verticale, vivono i grossi che diventano i componenti, ti adatti a ciò che ti offre. Quindi, visto che qua parliamo di Accademia Open, Open è basata sui livelli di interfaccia, sulla standardizzazione, sull'apertura. Io faccio fino lì, da qui in poi fai tu. No? Ma fai tu in modo da non doverti adattare a 50 fornitori diversi. No? Troviamo un livello intermedio. Visto che i fornitori, il livello intermedio non sono dati, non ce lo possiamo dire. Lui dice, quello che abbiamo fatto è open source. Qui c'è un altro esempio in cui abbiamo riprogrammato il campanello di casa. Nel caso di utente non vedente non ha bisogno di nulla, nel senso che il campanello suona, cieco è in grado di sentirlo. Ma se fosse un utente non udente, allora siamo andati a intercettare quando il campanello e a far lampeggiare alcune luci della stanza, che è il tipico comando di avviso per una persona che invece sia non udente, mentre invece il campanello non interessa. Sono cose semplici, non sono state pensate,
da chi ha installato l'impianto, perché installare l'impianto in modo da funzionare in modo normale, ma le funzionalità aggiuntive come fai a svilupparle? Come fai a sviluppartele senza chiamare un tecnico che venga in casa tua e ti modifichi le cose? E questo è il problema che siamo posti. Sì, è facile quello, riprogrammare l'impianto, ma cosa devo fare? Chiamare un tecnico che venga, un programmatore che mi venga a lavorare due giorni in casa? Allora abbiamo anche provato a pensare se ci potessero essere delle interfacce semplici di programmazione, rimettere la programmazione in mano agli utenti. Io piango ogni volta che, virtualmente, ogni volta che ripenso a quando ero ragazzo e ti compravi un computer c'era il Basic, e smanettavi e facevi qualcosina di semplice. Adesso oggi non riescono più. Ragazzi, io sono solo informatico, cosa fai? Facebook. E allora vabbè, c'è tutta questa tecnologia in più, usiamola per rimettere di nuovo, magari con degli strumenti semplici, no? Con una programmazione visuale, qui fa vedere un utente che programma in modo visuale drag and drop attraverso un'applicazione web una regola semplice del tipo: quando c'è qualcuno in casa con un sensore di presenza, accendi la luce. Farlo, non devi scrivere linee di codice Java, perché sennò l'utente non lo fa, ma magari, questo stiamo cercando di fare gli studi di utente per capire se effettivamente questa modalità è accessibile a utenti che non abbiano già un background tecnologico. Bisogna in qualche modo riuscire a ridare il controllo della tecnologia di casa tua agli abitanti della casa, perché altrimenti ci si sente prigionieri in casa, la casa fa tante belle cose, ma io non... Una delle commenti che hanno avuto le persone che hanno già abitato in quella logica che ho fatto vedere in Valle d'Aosta è stata: ma io preferivo non toccare niente, no? Perché non si sa mai, non sapevo mai, non ti senti in controllo di quello che succede. Questo però è il compito nostro, di costruire delle tecnologie che diano all'utente il controllo e anche la percezione del controllo. Ciò non vieta che facciano delle cose intelligenti per conto loro, no? Tu ti devi sempre sentire in pieno controllo, anche se poi in realtà non lo sei. Pensate alla macchina, all'automobile, quando voi accelerate, noi che abbiamo preso la patente quando c'era ancora la farfalla che potevi smontare e vedere, no? Smontare i motorini per vedere come erano fatti, hai ancora l'impressione adesso che schiacci il generatore anche la farfalla. Ovviamente lì dentro c'è un microprocessore che decide lui quanto benzina iniettare, motore, gasolio iniettare in camera di combustione e quando, decidendo sulla base di quanto stai premendo l'acceleratore. Ma tu ti senti ancora in controllo, perché lì ci hanno pensato bene, il costruttore di auto, no? a mantenere l'impressione del controllo totale, anche se poi in realtà questo controllo è reinterpretato. Per questo caso degli ambienti intelligenti. Io qua ho fatto un esempio di un ambiente in cui c'è un sensore di fumo. No, ci sono dei sensori, qui ci sono, sensore di fumo. Allora io so dove c'è il sensore di fumo, so se le porte sono aperte o chiuse, so qual è la topologia dell'ambiente. Allora posso, senza che l'utente intervenga, quindi qui c'è stata l'intelligenza, un sistema che comunque va oltre quello che è la risposta immediata all'azione dell'utente, dedurre che è possibile che il fumo si propaghi in questi locali e non in quell'altro. E allora in condizione di emergenza, se l'utente vuole fare una cosa, io gliela posso anche impedire. Normalmente in condizioni normali no, è lui che comanda. In condizione di emergenza chiudo questa porta e gli dico: guarda che devi recarti, quello è l'unico locale sicuro, vai lì e poi salti dalla finestra, perché c'è la finestra, peraltro devono essere piani alti, o se non altro stai lì, ma non andare sicuramente in un altro posto in cui c'è pericolo, eh? Pensate ai piani di fuga, le vie di evacuazione oggi sono statiche, tu vedi una freccia gialla e esci di lì o di là, ma di lì o di là, quella più vicina ti dicono, e vai tutto di raccolta che terreno del terreno. Ma questo è stato fatto a tavolino, bene, la normativa è questa. Senza pensare se l'incendio è qui, là. Perché non è poi indifferente, no? E magari lo sa, l'impianto lo sa il sensore che è scattato. E perché poi queste informazioni sull'impianto non vanno nella segnaletica? E perché manca un pochino di intelligenza in più per far 2 più 2? No, non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di mettere a frutto ciò che già si potrebbe fare, perché diciamo, gli ingredienti di base li abbiamo già. Un'altra cosa stupida, quante persone in casa propria, no, la villetta, vorrà il sensore
ti butto sulle finestre, no? Fai il magnetino, mi sa cosa sulla finestra aperta più, se qualcuno apre. E poi liberti il riscaldamento. Allora, di nuovo, facciamo 2 più 2. Quando apro la finestra per cambiare l'aria locale per qualche motivo, la valvola termostatica è bene che si chiuda. Se no vado a scaldare l'aria fuori. Ma succede sempre, anzi, appena apro la finestra, se bassa la temperatura, il termostato lo sente e manda calore. Allora, stiamo parlando di gestione di cose. Stiamo parlando di una cosa che non costa niente, perché sono componenti che ci sono già. Beh, forse la valvola termostatica sul singolo termostatore, questa è una termostatica wireless che si monta direttamente sul termosifone, ma costa meno in realtà per intervenire in caldaia, perché poi per un impianto, per una segmentazione degli impianti, se non andiamo a fare gli impiantisti oggi. Ma sono cose che sono già. Si tratta di far parlare di un sistema che già ha i pronti, ma non si parlano perché i rispettivi fornitori non sono interessati. Noi magari sì. Vabbè, qui ci sono solo, questo credo sia l'ultima. Ho perso il mouse. Vabbè. C'erano dei filmati in cui sostanzialmente c'erano dei prototipi di interfaccia utente per, ecco qua, per visualizzare, per portare a conoscenza dell'utente quella che era il consumo automatico, il consumo istantaneo in casa. Quindi un'altra, però, sta partendo. Adesso un PC che è lento. No, via qui abbiamo provato anche a fare dei studi utente, una volta che tu hai l'informazione che consumi devi rendere l'utente partecipe di questa informazione, no? E qui c'è anche di nuovo un problema di interfaccia, farlo in modo intuitivo. Andate a casa e chiedete qual è la differenza tra un kilowatt e un kilowattora, no? E va bene, ma non mica dobbiamo fare il corso a tutti perché posso usare il termosifone. Dobbiamo rendere l'interfaccia, lo fai verde, lo fai rosso, secondo me che hai consumato di più o di meno, che sei arrivato al limite, com'è che la chiamano oggi, la taglia di energia, o cose di questo genere. No? È il nostro lavoro quello di rendere le cose accessibili, o perlomeno di provarci. Va bene, io qua mi fermo, ho provato a fare la carrellata di eventi. Un pochino, sono rimasto tantissime cose. In un day parlavamo dello spanning layer che abilita l'innovazione, il layer che si accoppia, e abbiamo avuto un fantastico esempio di layer che si accoppia. Chi ha i capelli bianchi si ricorderà che per comunicare da un computer all'altro avevamo un computer del Burgo, ma non c'era. Poi finalmente nel 73 è arrivato il layer che e qui abbiamo visto le speranze della domanda, abbiamo visto una fantastica visione del futuro, abbiamo imparato anche che dobbiamo cominciare a dimenticare le tabelle dei database e cominciare a pensare in termini di grafica, giusto? Quindi il database è come... È un po' presto per dimenticare, tante però tabelle, teniamo la mente aperta a qualcosa. Cominciamo ad aprire quest'altra finestra, le tabelle, no? Tabelle collegate, dobbiamo cominciare a pensare in termini di grafica. E l'altra cosa bellissima che... sto cercando di capire queste cose che ho imparato, ci sono tantissime cose, tantissime domande. Lui in realtà ha una serie di tipi di categorie di interrogazioni, questa è la funzione matematica, che ne so, il dato statistico, una persona ti dà quando è nato, quando è morto, cose di questo genere, una serie di query predefinite e poi un analizzatore sintattico per capire a quale dominio appartiene. Questi signori ovviamente sono forti nel campo matematico e poi hanno integrato le fonti di dati. Quindi in realtà questo signor Wolfram non si è messo, no, a compilare, a ricopiare dalla tre, ma usa il linked data. Quindi questo è un tipo di applicazione in cui per alcune risposte alla query ti dà, appunto, adesso vediamo se è abbastanza onesto. Integrare se non si dice. No, ma questo è facile. Nel senso che non tanto, non ce lo ricordiamo, quindi se era sbagliato. No, ma lui diceva Ivrea.
assuming l'integrale è indefinito, sì, sì, ma perché di fatto è la parte front-end del software matematica, però nella parte web ci hanno integrato queste informazioni qua. Se avevi un vocabolario bloccato, quello che usa lui all'inizio per specificare, lui qui tenta di interpretarla. Adesso scusate, perché la rete è quella che è, il PC è ancora peggio. Lui ti dice come ha provato a interpretare la query. Dice, secondo me questo è il nome di una città. Adesso, se avessi una città che ha lo stesso nome di una funzione matematica, sarebbe un pochino più difficile. La fonte di questo, vabbè, è Wikipedia. Quindi hanno estratto buona parte di queste informazioni, le ha probabilmente estratte da Wikipedia, interrogando il linked data esposto da Wikipedia. Adesso bisognerebbe andare a vedere, se uno va sulla pagina di Wikipedia, scommetto che mi dà esattamente questo numero con questo anno. Poi non scommetto niente, ma... Quindi è un'applicazione sopra LinkedIn. Sì, che in parte, per alcune risposte, usa LinkedIn. La parte matematica è il suo motore. Sì. E poi chiaramente c'è dell'intelligenza, della furbizia nell'interpretare la query, nel capire che cosa l'utente sta chiedendo. No. Non nell'interpretazione semantica, devo usare i principi nella interrogazione dei database, va bene, per quanto lo so. Ma sul DBpedia non so se ci sono le versioni nazionali, oppure l'ha esportato tempo fa. Su DBpedia, sulla parte database, sull'RDF, non so se o se no. Vabbè. Se uno ha qualche volta aggiornato. Source information, eccolo qua. Source information. Ci dice da dove l'ha preso. Ci dice. Eccolo qua. City data, primary source, in realtà poi source references, uno deve entrare, no, questi in questo caso si sono messi a comprare le basi dati. In questo caso ce n'è una libera, OpenStreetMap, questa è disponibile online. Allora, in termini di diffusione non ho la presentazione di dati numerici sulla penetrazione, ma quello che vedo è che nelle abitazioni private non si pensa neppure, ma perché molte volte non viene neppure proposto, salvo se pensiamo alle ville di lusso, allora ci vuoi mettere. Sono progetti nei grossi edifici dove il fatto di avere un sistema centralizzato addirittura ha dei benefici economici, tipo anche solo se uno pensa al cablaggio dei citofoni di un palazzo di 200 alloggi, conviene molto di più spendere nell'impianto a bus e quindi fai girare un doppino unico su cui viaggiano dei dati digitali piuttosto che 200 doppini separati analogici. E quindi io sto vedendo magari per esempio Torino, le nuove costruzioni, la parte comune è quasi sempre già automatizzata, luci scale, citofoni, eccetera. Poi l'impianto logico arriva fino alla soglia dell'alloggio e lì si ferma perché lì, per ragione poi di costo e di mancata richiesta, non viene portato dentro, anche se in realtà a questo punto potrebbe esserlo. C'è invece molta più diffusione nel terziario, edifici pubblici nuovi,
dove lì effettivamente ci sono questi impianti gestiti con un livello di intelligenza abbastanza basso. Appunto, facevo l'esempio del Politecnico, in teoria non dovrebbe essere l'ultimo arrivato, però gli impiantisti lì dentro hanno pensato alle luci degli spazi comuni con un timer, ecco. A pian terreno, non un laboratorio, ma questo è standard. Abbiamo una saletta, non so, la quarta parte di questa, dove ci sono N computer che controllano ciascuno, l'illuminazione, l'antifusione, l'antincendio, eccetera, impianti separati. Quindi ci sono in realtà questi impianti, non sono integrati a sufficiente per poter avere, dare un beneficio aggiuntivo agli utenti. Sulla figura intermedia sono assolutamente d'accordo, nel senso che c'è già il sistema integrato, se vogliamo. C'è qualcuno che prende in mano il progetto del sistema di automazione e ne fa la progettazione. Questo non è né l'ingegnere architetto che progetta l'alloggio né l'elettricista che poi lo sta. Ci vuole qualcuno che dia, diciamo così, l'elettricista e la direttrice. E in molti casi il sistema integrator, in alcuni casi specificati, non solo immagina il sistema e poi andrà a configurarlo, perché poi per alcuni tipi di sistemi, ad esempio per un esempio concreto quello di Ticino, è molto semplice da configurare perché si lavora veramente a pochi cerchi. Ad esempio per la tecnologia Connex invece ci vuole un software adatto, bisogna essere certificati, aver fatto dei corsi, quindi non qualsiasi elettricista può farlo, tutte possono montare, però per metterlo in opera ci vuole un tecnico specializzato, e in alcuni casi però è necessario anche sviluppare il software aggiuntivo, quindi in realtà queste figure ci sono aziende che specializzano in questo. Sì, allora, sul grado libero al momento non abbiamo fatto nulla proprio perché il nostro punto di partenza è usiamo componenti esistenti per dimostrare che è fattibile con impianti reali e non richiede, diciamo così, però non c'è nulla di, nulla offre, diciamo, se, perché l'importante per noi è avere un protocollo con cui parlare, anzi sarebbe anche carino fare delle dimostrazioni di questo genere in cui uno può dimostrare cosa vuol dire sostituirsi con gli appositori che poi. Sulla sua domanda, invece più diciamo così, teorica, effettivamente è una scelta di progetto dovuta all'assunzione di lavorare nel web. Quindi io non so mai, non sono mai certo di avere tutta l'informazione possibile. Quindi non posso mai escludere a priori che una certa informazione non sia vera. Non posso dire questo non è vero perché nessuno ha questo è vero a livello RDF, no, della condizione di dati. In RDF non esiste la negazione. E se io conosco sempre un sottoinsieme delle informazioni. Non posso creare contraddizioni perché non ho la possibilità di dire questo non è vero. Posso dire fatti veri e aggiungere fatti che presumo veri ad altri fatti che presumo veri, ma non potranno mai essere contraddizioni. Che è un limite, però è l'unico che permette di cominciare a prima acquisire tutte le informazioni che disponibili al mondo. E quindi hanno deciso proprio matematicamente di non inserire la negazione. La negazione c'è a livello di OQL, di linguaggio ontologico. Ma l'ontologia è un documento chiuso, è un mondo chiuso. E puoi portare dei fatti aperti, ma la concettualizzazione la faccio, la definisco io, allora a questo punto posso dire che due classi sono mutuamente esclusive, quindi una forma abbastanza limitata di negazione. E fa sì che un'istanza non possa appartenere a due classi quando non voglio. Quindi è una negazione sempre però contenuta a un dominio della classe madre. Però lì riesco a farlo, se no purtroppo è una delle conseguenze dell'open world assignment. Thank you.
dunque noi siamo un'università, sviluppiamo ricerca. In realtà su questi temi qui stiamo lavorando in collaborazione con gli altri, sia all'interno di alcuni paio di progetti del Polo di Innovazione, che accompagna per questa settimana, e con un paio di aziende, le Montesi Lombarde, che stiamo sviluppando, portando avanti queste cose, cercando di... quindi la risposta è non direttamente, indirettamente collaboriamo con alcune aziende come trasferimento tecnologico, fornitore di tecnologie di know-how. Lo sforzo che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo è quello di non vendere il software o la soluzione alle aziende. Ma i contratti che io non sono riuscito a firmare erano del tipo: ci pagate per fare un certo tipo di sviluppo, il software poi lo lasciamo. Non è facile, ma negoziando chiaramente sui diritti, sui brevetti, vuol dire automaticamente che non si brevetta, vuol dire che non ci sono licenze, però facendo comprendere che o è così o se no non posso partire da 10 anni di lavoro che sono già stati fatti, sono stati condivisi, si basano per la loro volta sui diritti open, cominciano a capire che in realtà il valore aggiunto non è nei diritti codice, ma è in Europa. Parlando di web semantico, secondo me un grosso problema di cui bisogna tenere conto è che rischia di correre gli stessi problemi del WAP, la tecnologia WAP dei telefoni cellulari 10 anni fa. È una tecnologia molto promettente che però per essere utilizzata richiederebbe l'esistenza di una base di dati e viceversa il fornitore di dati praticamente dati vorrebbero una domanda di questa informazione. Allora, parlando di cose concrete, quello che abbiamo in questo momento è un web che esiste. Questo web, se uno lo dimestichetta con la stesura di pagine HTML, sa che le informazioni di semantica sono tipicamente contenute all'inizio della pagina del video. E questi sono i dati che uno, di quali uno può fare, diciamo, affidamento. Allora, esiste un piano per far sì che gli sviluppatori di pagine web in maniera graduale siano incoraggiati a fornire altre informazioni, o come si pensa addirittura la gente ad arricchire le normali pagine HTML con altre web semantiche? Sarei pessimista su questo, nel senso che se navigo un sito medio vedo che l'HTML stesso non è valido, contiene degli errori. Quindi come posso pensare che uno sviluppatore che mi fa un HTML non valido possa avere la lungimiranza di aggiungere dei metadati semantici, poi tra l'altro rispetto a quale ontologia, perché non si sa bene. Quindi secondo me la crociata per dire tutti gli sviluppatori utilizzeranno, già non usano gli standard del web normale, figuriamoci gli standard del semantic web, è una crociata abbastanza persa. Credo molto di più nell'interesse mutuo, no? Per cui ad esempio il successo di LinkedIn lo dimostra, mi costa poco mettere a disposizione dei dati e in cambio riesco ad accedere a una quantità di dati 100 volte o 1000 volte superiore a quella che avrei, allora mi conviene, perché è un po' come è nato il web, nel senso che è basato su una serie di convenienze individuali che però per creare valore aggiunto richiedono, cioè, pensate cosa sarebbe, per dire, per parlare di due colossi che se potessero si mangerebbero la colazione reciprocamente, cosa sarebbe Facebook senza YouTube, quando la maggior parte delle condivisioni sono filmati presi da YouTube che vengono visualizzati e condivisi. Si odiano ma hanno bisogno l'uno dell'altro e quindi hanno l'interesse a interoperare, questo c'è dentro la semantica, però io credo che siano queste le dinamiche che poi permettono di crescere. Io devo avere un business case, ma questo business case mi serve che altri, ma non li posso obbligare, quindi gli altri faranno se hanno la convenienza a fare. È un uomo e la gallina e si può andare avanti solo insieme, non si può partire da uno o dall'altro, secondo me. Se posso aggiungere, certo. Abbiamo parlato di una stegola, però no, di parlare di consenso, di penato, di consorzio e di credito, ma no, alcuni elementi che fanno, diciamo, pensare in questo tipo. Uno è il movimento, diciamo, cittadinanza attiva, cioè il fatto che le pubbliche amministrazioni sempre di più, no? Sotto la pressione del
cosa fanno in altre comunità. Io penso che questo, questa è una forte impressione enorme che si sta scatenando in tutto il mondo. E questo porterà a popolare il pianeta. I 3 miliardi, oggi diciamo, 3 miliardi di queste, stanno aumentando vertiginosamente. Io penso che questo è un aspetto positivo. Io penso che è un'altra possibilità, però volevo sentire l'ultimo minuto. Allora, quel tema di arte, visto che io non posso, costringere un programmatore, un direttore di fare un web a comportarsi bene, quindi introdurre dei target di un certo tipo e di seguire la stessa strada, secondo me, che è stata sicuramente seguita con la tecnologia 5. Manteniamo la compatibilità con il codice spazzatura, tra virgolette, preesistente, no? Quindi non poniamo troppi vincoli, però aggiungiamo la possibilità di incastrare all'interno di quel codice, per esempio codice servizio per l'animale piuttosto che tante altre cose, e forniamo degli strumenti esterni per andare a dire. C'è questo, si chiama microformat, microformati, che sono delle linee guida per dire che se tu in una pagina web indichi una data o una persona, mettici intorno uno span che non fa nulla dal punto di vista della visualizzazione con questi metadati. E poi ci sono degli strumenti che leggono queste pagine che contengono microformat e estraggono R10 e RDF. Quello di informazione che volevo sapere io. Ecco, esiste uno standard, esiste un riferimento che io posso andare più. Microformat. Microformat, scritto. E tra l'altro ho letto non molto tempo fa che Google e Bing si sono messi d'accordo per utilizzare i microformat all'interno delle loro ricerche. Grazie. Grazie a voi.